Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 8. In apertura di telegiornale, la cronaca. C'è stato un attentato incendiario questa notte, un raid vandalico proprio qui in città, a Lecce, preso di mira un locale nel cuore della Movida. Appiccato un incendio al locale Doppio Zero, quasi sicura l'origine dolosa. I dettagli nel primo servizio. Attentato questa notte in un famoso locale della Movida leccese, il Doppio Zero. Intorno alle 4 della scorsa notte, nel centro storico di Lecce, tra via Patronelli e via Paladini, un malvivente, utilizzando del liquido infiammabile, come è stato possibile notare da alcune telecamere di sorveglianza della zona, l'uomo ha cosparso le tende in plastica e la serranda d'ingresso del locale, per poi dileguarsi. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Si è reso necessario anche l'intervento della polizia scientifica. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile, che dovranno accertare i motivi che si nascondono dietro al gesto intimidatorio. Al vaglio della polizia le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili all'individuazione dell'autore. Proseguiamo con la cronaca. Lesioni e omissione di soccorso aggravate in concorso. Sono queste le accuse di cui devono rispondere Antonio Guido, 30 anni, e Angelo Maci, di 27, entrambi di Campi Salentina. I loro nomi figurano nel documento di chiusura delle indagini preliminari su un episodio verificatosi nello scorso mese di maggio in una stazione di servizio del comune a nord di Lecce. Il malcapitato è un quarantenne provocato dai due all'interno del pubblico esercizio a causa della tuta da lavoro che indossava e che, a detta dei bulli, sarebbe stata troppo impolverata e sudicia. Ne è nato uno scambio di battute che sembrava essere terminato lì, ma la vittima è tornata sul luogo qualche ora dopo per acquistare delle sigarette. Ha trovato ancora sul posto i due amici che lo hanno avvicinato col pretesto di un chiarimento. Ne è nato un vero e proprio pestaggio nel parcheggio della stazione di servizio, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Solo l'intervento di un militare fuori servizio ha impedito che l'aggressione avesse conseguenze più serie. I sanitari del 118 soccorsero il quarantenne, giudicato guaribile, in un mese. Ma l'uomo inizialmente non sporse denuncia per timore di ritorsioni. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Campi, che avviarono le indagini sfociate nella denuncia dei due. Ancora a cronaca, arrestato dai carabinieri di Gallipoli uno squilibrato responsabile di minacce aggravate, violenza, resistenza e lesioni ai danni del sindaco di Tuglie e dei militari intervenuti. I dettagli nel prossimo servizio. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli hanno nella nottata scorsa arrestato in flagranza di reato Antonio Pezzulla, 46enne di Tuglie, con le accuse di minacce aggravate nei confronti del sindaco, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei carabinieri che erano intervenuti sul posto. Verso le 2 della scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile sono stati chiamati con urgenza presso l'abitazione del primo cittadino tugliese, che si era poco prima rivolta al 118 perché di fronte alla propria abitazione c'era uno squilibrato che, dopo aver citofonato insistentemente, aveva rivolto al sindaco e alla sua compagna ingiurie e minacce, incolpando il primo cittadino di avergli rovinato la vita e fatto perdere il posto di lavoro. Il folle aveva anche divelto dei pali di legno a sostegno di alcuni alberi, minacciando di scagliarli contro i malcapitati se non gli avessero aperto il cancello e lo avessero fatto parlare col sindaco. All'arrivo dei militari, l'uomo, per nulla calmatosi, si è scagliato contro uno di essi, sferrandogli un pugno al volto e rivolgendo frasi ingiuriose e minacciose. I carabinieri, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzare il Pezzulla e ad arrestarlo. Dopo le formalità di rito, lo squilibrato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L'appuntato, rimasto lievemente ferito, invece se la caverà con 5 giorni di prognosi. Il 27 e 28 novembre, nello scenario del Castello Carlo V di Lecce, si svolgerà il convegno Tenera e la Notte, culture, diritti ed economia della notte, promosso da Prefettura di Lecce e Comune di Lecce, in collaborazione con ANCI, UPI, SILB e altre realtà istituzionali. L'incontro si propone di affrontare in modo positivo, propositivo, la complessità del vivere notturno attraverso la conoscenza dell'economia della notte e l'individuazione di scelte strategiche volte
volte a valorizzare il territorio, promuovendo al contempo forme condivise di tutela della sicurezza e della salute. Al convegno, che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, sarà presente con le conclusioni nel pomeriggio di venerdì il ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano. Il convegno vedrà il coinvolgimento anche degli studenti di alcune scuole della provincia impegnati nella sessione pomeridiana del venerdì in un laboratorio giovani, durante il quale i partecipanti stileranno un manifesto delle regole che sarà presentato nella giornata conclusiva di sabato 28 novembre insieme ad un documento finale condiviso da istituzioni, amministrazioni comunali e associazioni della provincia. E adesso parliamo di questa ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra regione. Freddo e pioggia in arrivo su tutta la Puglia. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per le prossime 72 ore, che prevede precipitazioni diffuse e venti di burrasca su tutta la regione. Vediamo. A meno di un mese dal Natale, il generale inverno è pronto a dare il meglio di sé. Già lo scorso fine settimana abbiamo avuto le prime avvisaglie sulla penisola salentina, con un primo assaggio della stagione invernale. Ora una nuova ondata di temporali e venti forti è pronta a sferzare le nostre coste. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo con codice arancione che prevede nelle prossime ore precipitazioni diffuse, venti di burrasca, mareggiate e un crollo delle temperature in tutta la Puglia. Possibili grandinate. Grande attenzione per il rischio idrogeologico, in particolare nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Le previsioni degli esperti non sono rassicuranti. Violenti nubifragi potranno interessare diverse zone della nostra regione, con forti venti ed elevata attività elettrica. I fenomeni più consistenti sono attesi sui settori più a nord della Puglia, tra la serata di oggi e la prima parte di domani, quando potranno risultare particolarmente insistenti, soprattutto sui rilievi esposti alle correnti orientali. Il settore centrale della Puglia, invece, dopo un coinvolgimento parziale nella giornata odierna, sarà ben più esposto domani, soprattutto tra mattina e pomeriggio, quando il ramo occluso della perturbazione porterà fenomeni abbondanti più probabili sull'Alto Barese. Il settore meridionale della nostra regione, quindi il Salento, sarà interessato da rovesci alternati a schiarite, ma tra il pomeriggio e la sera di oggi saranno possibili fenomeni più intensi. L'ondata di maltempo continuerà fino a sabato con le ultime piogge residue. Domenica migliora ovunque, le temperature resteranno però piuttosto basse, ma in progressivo aumento, mentre il vento sarà moderato di maestrale. Prepariamo dunque gli ombrelli e abbigliamento invernale. Mimmo Lardiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Puglia, a nome di tutti gli iscritti del Movimento Giovanile di Forza Italia, esprime solidarietà all'onorevole Giorgia Meloni per l'incredibile episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri presso l'aula Aldo Moro dell'Università di Bari, dove la leader nazionale di Fratelli d'Italia si era recata per partecipare ad un confronto con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il gruppo di sparuti facinorosi che al grido di «fuori fascisti dall'università» volevano impedire all'onorevole Meloni di partecipare al dibattito, costituiscono la rappresentazione della peggiore ideologia antidemocratica, assolutamente distante dalla realtà, fuori dai tempi e dalla necessità che oggi più che mai la politica ritrovi nel dialogo e nel confronto la sua credibilità. Bene ha fatto l'onorevole Meloni a superare rapidamente l'episodio, conclude il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Puglia, prendendo regolarmente parte all'incontro, così come apprezzabile è il garbo istituzionale con cui il presidente Emiliano si è scusato a nome dei pugliesi per l'accaduto. Lecce e il Salento, patrimonio dell'umanità UNESCO. Venerdì 27 novembre, presso Arte Co. Gallerie, in via Salvatore Nai a Lecce, l'evento di valori e rinnovamento con Edoardo Winsper, testimonial del patrimonio identitario salentino. Saranno delineati il paesaggio storico-culturale da parte del preside di beni culturali Laudizzi, il paesaggio agroalimentare con il presidente di Laica Roberto Fatano, il paesaggio sonoro salentino, armoniche e stravaganze con i docenti del conservatorio Tito Schipa, l'economia della bellezza con il responsabile del progetto Bellezza e Bene Comune, Chiara Armillis.
Sarà presente anche l'assessore Alessandro Delinoci in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Lecce. Il presidente di Valori e Rinnovamento, Wojtek Pankiewicz, esprime gioia e soddisfazione perché la procedura Patrimonio dell'Umanità UNESCO sembra finalmente partire. Un'occasione importantissima per il nostro territorio, considerata l'unicità e la straordinarietà delle innumerevoli bellezze artistiche e naturali presenti a Lecce e in tutta la provincia. Restiamo in tema. Riguardo la corsa alla candidatura del Salento all'UNESCO, riportiamo anche la dichiarazione del presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone. L'ottenimento per Lecce e il Salento del prestigioso status di città e territorio quale patrimonio dell'UNESCO è un obiettivo e un impegno che inseguiamo da anni. Un obiettivo che unisce tutti, dice Gabellone, senza nessuna divisione. È un traguardo difficile poiché è complessa e qualificata e la trafila burocratica e l'iter per raggiungere tale qualificante risultato, ma insieme possiamo crederci anche con le istituzioni e i territori delle altre province vicine al nostro amato capoluogo, culla di un barocco straordinario e incrocio inconfondibile di millenarie civiltà che si sono succedute, ognuna con i suoi segni storici nel nostro straordinario borgo antico. Già dal giugno scorso, conclude Gabellone, abbiamo avviato un lavoro qualificante in questa direzione con un tavolo interistituzionale che mettiamo a disposizione di questa partita che dobbiamo giocare con spirito di squadra e unità di intenti. Cambiamo decisamente argomento. Dopo l'enorme successo in tantissimi paesi europei, il reality più trasgressivo e chiacchierato della TV arriva in Italia. Si chiama L'isola di Adamo ed Eva, alle origini dell'amore. È un vero e proprio esperimento sociale volto a spogliare i partecipanti di tutte le inibizioni e i pregiudizi legati all'apparenza per trovare l'anima gemella a dispetto delle tentazioni. Tra i partecipanti a questo reality anche una ragazza salentina. Conosciamola meglio nel nostro servizio. Si chiama Daniela Vantaggiato. Ha 31 anni, bella, bionda, solare e simpatica. È salentina, esattamente di Leverano. È una modella taglie forti, affermata a livello nazionale. Daniela è la nuova Eva nel programma di DJ TV L'isola di Adamo ed Eva. Un luogo incantato dove l'amore torna alle origini. Un uomo e una donna, alla ricerca dell'anima gemella, si conoscono per la prima volta, completamente nudi, su un'isola incontaminata e deserta. La cornice perfetta per un esperimento d'amore molto particolare. Non ci sono trucchi, non ci sono paraventi dietro cui nascondersi, solo la nuda verità, perché innamorarsi, in fondo, vuol dire mettersi a nudo e mostrarsi per come si è realmente. Daniela, com'è nata l'idea di partecipare ad un programma così stravagante? Beh, innanzitutto la voglia di partecipare nasce da un messaggio che io volevo mandare. Essendo una modella curvi, quindi taglie forti, volevo appunto testimoniare che nonostante dei difetti estetici si può comunque essere belle, si può comunque piacere. Quindi perché non mettersi appunto a nudo e decidere di far vedere a tutti i propri difetti e da qui poi farne un punto di forza. E quindi questo è il messaggio che principalmente mi ha spinto a partecipare a questo programma un po' particolare. E così ti sei messa in gioco. Ma cosa ti ha portato questa esperienza? Beh, innanzitutto a vincere qualche imbarazzo, sicuramente, perché il contesto era appunto quello del nudismo, che però non è stato un grande problema per me, anche perché non soffro molto, non ho molta paura nello spogliarmi. E poi comunque mi ha regalato sicuramente una bellissima esperienza e anche in campo sentimentale, perché ho conosciuto una persona bizzarra come me, che ci ha fatto conoscere, quindi adesso va avanti questa storia tra me e lui. La dea dell'amore, Vladimir Luxuria, che tipo è? Lei è una persona che si è messa in gioco in passato e quindi rappresenta un po' questo programma, cioè il mettersi in gioco, mettersi a nudo, e rivelare i propri difetti, rivelarsi in qualche modo. Quindi lei è anche una persona molto simpatica e alla mano, è molto divertente. Senti, parliamo della tua attività lavorativa. Sì. So che oltre a fare la modella fai anche l'attrice. Sì, io ho studiato recitazione in passato con alcuni registi. Prossimamente uscirà un film con Laura Morante di regia di Emanuela Piovano, quindi a breve nelle sale io reciterò una piccola parte, che comunque per me è un grande inizio.
I commenti dei tuoi amici, delle persone che ti conoscono in paese, a Leverano, dove appunto tu vivi? La cosa che ho notato è che per fortuna molte persone sono andate al di là dell'apparenza, dell'aspetto estetico, del fatto di essere nudi. Molte persone che mi hanno scritto, mi hanno contattato, oltre a farmi complimenti, si sono molto soffermate sul mio messaggio, quindi sul voler essere simpatiche, divertenti, mettersi in gioco, mostrare i propri difetti e comunque sia essere vincenti, perché io poi alla fine ho vinto questo mio programma, cioè nel senso sono tornata a casa con l'amore e anche con una grande esperienza. Quindi per fortuna, cioè, non che non voglia ricevere critiche, però la gente ha visto quello che era oltre all'aspetto estetico. Quindi anche un senso di maturità. Certo, molto. Bene, e allora in bocca al lupo e complimenti. Grazie mille. Il gruppo di azione locale Capo Santa Maria di Leuca comunica che nell'attuazione del progetto di cooperazione transnazionale sviluppo turismo nelle zone rurali, venerdì 27 novembre presso l'Agriturismo Mattine di Alessano si svolgerà l'evento Di Mano in Mano in Pasta, un corso base di pasta tipica salentina. L'Agriturismo Mattine di Alessano ha rappresentato il GAL Capo Santa Maria di Leuca ad Arezzo, ad Agritour 2015, con il piatto Sagne incannulate al sugo di carne ricotta forte, e ha vinto il primo premio del campionato della cucina contadina, un concorso enogastronomico rivolto esclusivamente alle aziende agrituristiche partecipanti all'evento fieristico. In programma lezione di cucina, degustazione e balli tipici. L'evento di Alessano concluderà una serie di appuntamenti che sono tenuti in altrettante aziende agrituristiche del Capo di Leuca, dedicati a promuovere i prodotti, le offerte turistiche e culturali delle aree rurali d'Europa, territori del buon vivere e della buona enogastronomia, attraverso la degustazione di prodotti agroalimentari tipici. Il progetto di cooperazione transnazionale, le Locande d'Europa, ha abbracciato una serie di iniziative che sono svolte in diversi paesi europei, l'ultima lo scorso 20 ottobre a Bruxelles, che hanno implementato così una rete stabile di territori rurali che in futuro, attraverso le proprie locande tipiche, si scambieranno prodotti e flussi turistici e si promuoveranno insieme sui mercati internazionali. Si parlerà di agricoltura, turismo e commercio all'incontro che si svolgerà venerdì 27 novembre a Cavallino, organizzato dal Movimento La Puglia in Più. Il dibattito, che vedrà la partecipazione del senatore Dario Stefano e del presidente di Federalberghi Brindisi, Pierangelo Argentieri, vuole essere un'occasione per approfondire alcuni temi chiave del dibattito attuale e così anche intercettare le possibili traiettorie sulle quali costruire una proposta alternativa di sviluppo per la comunità di Cavallino e Castromediano. L'appuntamento è per domani alle ore 19 a Casina Vernazza. A Siderno, suo paese d'origine, l'amministrazione comunale calabrese ha intitolato lo stadio alla memoria di Mimmo Cataldo, ex direttore sportivo dell'Unione Sportiva Lecce, che ha legato il suo nome a quello di Franco Iurlano con la prima promozione del club giallorosso in Serie A. Vediamo il servizio. Mentre a Lecce da anni si discute sull'ipotesi se intitolare almeno un settore del Via del Mare alla memoria del presidente Franco Iurlano, il primo che ha portato il club giallorosso in Serie A, a Siderno si è deciso di omaggiare la memoria di un concittadino che ha dato lustro al comune in provincia di Reggio Calabria, intitolandogli lo stadio, vale a dire Mimmo Cataldo, direttore sportivo, allenatore ed ex arbitro che ha legato il proprio nome a quello dell'ex presidente leccese. La giunta comunale calabrese, del paese in cui Cataldo nacque nel 1925, non ha perso troppo tempo nel prendere la decisione. L'impianto sportivo di Siderno porterà quindi il suo nome, prendendo il posto di quello di Filippo Raciti, il poliziotto morto durante i disordini in un derby tra Catania e Palermo, a cui finora era intitolato lo stadio. Per onorare anche il ricordo dello sfortunato agente di polizia, la giunta comunale sidernese ha scelto di intitolargli il piazzale antistante lo stadio. Mimmo Cataldo è stato uno dei principali artefici della promozione del Lecce di Eugenio Fascetti in massima serie. A lui si deve tra l'altro la scoperta degli argentini Beto Barbas e Pedro Pablo Pasculli o la valorizzazione del famoso vivaio del Lecce in cui crebbero e maturarono i vari Conte, Moriero, Garzia, Luperto, Mileti, Nobile, Levanto, Monaco e via dicendo.
Tra l'altro, da ex arbitro, l'allora DS giallorosso aveva ottimi uffici con il mondo arbitrale italiano e la sua esperienza era riconosciuta e apprezzata a livello nazionale nelle sedi del calcio che contano. Cataldo era diventato un leccese d'adozione, si era trasferito infatti a vivere stabilmente a Lecce, dove è poi morto nel marzo del 2010. Chissà se e quanto occorrerà ancora attendere affinché anche Lecce si ricordi di chi l'ha portata alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali. Lo stadio del capoluogo salentino porta il nome dell'ex sindaco Ettore Giardiniero, ma in tutta Italia è conosciuto semplicemente come Via del Mare. Riuscire a intitolare almeno un settore a quei dirigenti che hanno fatto la storia del calcio leccese non appare impresa tanto ardua o spinosa. Chissà se ciò accadrà in una futuribile costruzione, magari, di un nuovo stadio in città. Falsa partenza per la Lupi e Team Salento, squadra di basket in carrozzina che milita in Serie B Girone D, che in quel di Termoli sabato scorso è stata sconfitta dalla Fly Sport Molise con il punteggio di 50-46. Vediamo. Falsa partenza per la Lupi e Team Salento Inail, squadra leccese di basket in carrozzina che milita in Serie B Girone D, in quel di Termoli sabato scorso, dove è stata sconfitta dalla Fly Sport Inail Molise con il punteggio di 50-46. Un inizio in salita per il roster allenato dal coach Andrea Campanile, chiamato ora ad un pronto riscatto in occasione del prossimo match. Sabato, sul parquet del Palaventura di Lecce, palla 2 a partire dalle ore 17, quando la squadra di capitan Quintino Denuccio sfiderà la compagine dell'Inail Sport Insieme Sud Barletta. Un derby pugliese, il primo della stagione, che si preannuncia in formato match show, in campo e sugli spalti, grazie anche alla presenza in tribuna di due illustri ospiti. Grazie infatti a un'idea del DS Gianni Landi nelle gare interne, la Lupi avrà il supporto di alcuni tifosi testimonial. Nello specifico, gli ospiti d'onore della prima gara in casa saranno Cesare Dell'Anna e Cristoforo Micheli, in arte Alf. Un duo d'applausi di grande platea che solitamente scenderanno in campo per dare ulteriore ritmo ai ragazzi della Lupi e Team Salento. Bene, io mi fermo qui, questa era l'ultima notizia, si conclude questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di serata, arrivederci.